diretta dal centro sportivo La Borghesiana di Roma. Sei giornate alla fine del girone D del campionato di promozione laziale. Scendono in campo Lodigiani Calcio e Città di Valmontone. Massella. In avanti, Maione fa da sponda. Bello lo scarico di prima per Marra, limite dell'area, controllo e destro. Palla sul fondo, subito occasione per la Lodigiani con Marra. Messo giù, si prosegue con il pallone giocato da Lustrissimi sulla corsa di Luciano che si è proposto in avanti. Luciano che riesce a controllare a mettere il pallone basso a rimorchio, arriva l'impatto con il pallone da parte di Colaiori che però non riesce a tenere bassa la conclusione, risponde però anche il Valmontone. Ricci torna dal numero 8, sempre in inserimento, bello poi lo scarico per Cacciacarro in area, Cacciacarro e la palla passa nonostante il primo intervento di Provaroni. Cacciacarro porta avanti la Lodigiani, si sblocca il match della Borghesiana 1-0. Subito il lancio nella zona di Ricci che in area cerca di andare via Luciano, riesce a vincere il contrasto. Ancora Ricci va sulla mancino, palla bassa per il sinistro che termina a fil di palo di Maione. Lungo il pallone, colpo di testa, poi Panella prova a giocare su Maione, occhio perché sfonda, ancora Panella davanti a Provaroni, Panella incrocia e segna il gol del 2-0 della Lodigiani. Lustrissimi cerca di andare da Cerroni, buono il lavoro di fisico e anche di sponda dell'11, Colaiori cerca il gioco di gambe nello stretto e riesce a passare, poi destro da fuori di Colaiori. Vola Siccardi, la palla comunque termina alla sinistra della propria porta, però è un tentativo questo del Valmontone. Barbetti prima di Cerroni, pallone deviato che diventa buono per Panella che si gira bene. Poi cerca di lanciare sulla corsa Ruggero, posizione regolare, Ruggero in area, cerca di calciare Ruggero! 3-0 Lodigiani, Ruggero cala il tris. Colaiori con Cerroni che prova a farsi vedere, Antonucci, Romagnoli, Colaiori, sale Moratti a sinistra, poi il tocco invece più prudente, Lustrissimi. Si fa vedere ancora Antonucci che può calciare con il destro e Siccardi deve alzare in calcio d'angolo. Si mette anche Graziano Romagnoli per cercare di ostruire la visuale di Siccardi. Pronto Colaiori, destro sopra la barriera, interviene Siccardi in volo. Fischia adesso Amato. Colaiori vuole farla passare e c'è Ricci che è arretrato sulla linea di porta e di testa riesce ad alzarla in calcio d'angolo. Colaiori la palla passa, Cerroni di ritorno, Colaiori in area. Non riesce a trovare modo di calciare, lo trova. Invece Ciampi che però non inquadra lo specchio. Interno di Colaiori, forse anche una leggera folata di vento. Pallone a cercare la testa di Casciotti, il riflesso di Siccardi. È riuscito a prendere bene il tempo Casciotti, c'è stato però il riflesso del numero 1 della Lodigiani. Adesso occhio al contropiede con Valentini che cerca di lanciare ancora Panella. Intervento di Petrosino, calcio di punizione, cartellino rosso, espulso Petrosino e in 10 il Valmontone. Maione cross sul secondo palo, allontanato, poi destro da fuori e palla che va vicina al palo di destra di Provaroni, fischiamato. Finucci incrocia il destro, spiazza Provaroni e per la Lodigiani sono 4. Si gira, poi va dentro ancora da Ricci che cerca di incrociare ma stringe troppo il destro. Interviene di schiena Valentini, poi Massella si fa scavalcare dal rimbalzo, Romagnoli rientra, calcia e Siccardi blocca in due tempi. Ciampi di prima, perde anche un parastinco, intanto Colaiori si gira. Al limite Colaiori, altro dribbling, destro di Colaiori, Siccardi! Si esalta anche Siccardi in questo finale. Ultimi secondi, se ho capito bene, non dovrebbe esserci recupero. E infatti arriva il triplice fischio di Amato
la Lodigiani cala il poker contro Valmontone, finisce 4-0.